Quali sono gli argomenti più a rischio di fake news e perché? Definire quali sono gli argomenti più suscettibili a disinformazione, a fake news, è un esercizio molto complesso. Noi abbiamo fatto uno studio qualche anno fa sul tema e analizzando un po' le tematiche, gli argomenti che uscivano fuori, veniva fuori che principalmente si parla di salute, si parla di medicina, si parla di cibo, di dieta, si parla di geopolitica. E sono tutti argomenti che hanno una matrice in comune. Sono argomenti che mettono ansia e, secondo elemento, sono argomenti fortemente controversi, dove c'è molto dibattito. Quindi sono tutti argomenti che ci riguardano in qualche modo da vicino. Noi abbiamo una posizione pro o contro qualunque cosa su tutti gli argomenti che sono controversi. Per controversi intendiamo argomenti dove non è ben chiara spesso il rapporto tra le informazioni che abbiamo a disposizione e il reale stato dei fatti. Perché dobbiamo far pace con una cosa: l'essere umano non è in grado di sapere tutto, quindi ci sarà sempre un margine di non conosciuto, di sconosciuto, di ignoto, che riempiremo attraverso quell'esercizio della mitopoiesi che porta a riempire i buchi con il pensiero magico.